Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Barbara D'Urso, già amata dal pubblico per la sua recente esibizione come ballerina per Una notte a Ballando con le stelle, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo di Rai 1, questa volta con un progetto ancora più ambizioso. La sua performance ha riscosso un tale successo da suscitare il desiderio da parte del pubblico di vederla in un ruolo di spicco in uno dei programmi di punta della Rai. In queste ore una voce sempre più insistente circola tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La celebre conduttrice potrebbe addirittura essere destinata al palco più prestigioso della televisione italiana. Dopo il debutto danzante, diverse testate, tra cui Dagospia e Oggi, hanno riportato indiscrezioni secondo cui la Rai avrebbe intenzione di affidare a Barbara D'Urso un programma di prima serata, allontanandola dal panorama Mediaset per cui è stata un volto di riferimento per molti anni. Tuttavia la vera bomba è stata sganciata dal settimanale Nuovo TV di Riccardo Signoretti, il quale ha svelato che Carlo Conti, noto conduttore e direttore artistico, sarebbe in trattative per far partecipare la D'Urso al Festival di Sanremo del 2025. Secondo quanto riportato anche da Bicci, l'intenzione di Carlo Conti sarebbe quella di includerla tra i protagonisti dell'edizione. Questo rumor trova eco in una notizia simile già circolata un anno fa, quando Novella 2000 aveva anticipato che l'agente della D'Urso, Lucio Presta, avrebbe già sondato il terreno con Amadeus, ottenendo persino un consenso ufficioso da parte del direttore artistico. Tuttavia, all'epoca la stessa Barbara aveva smentito con ironia, affermando di non sapere nulla a riguardo. L'ipotesi di una conduzione sanremese da parte della D'Urso non è certo nuova. In passato la conduttrice ha espresso più volte il sogno di calcare il palco dell'Ariston in qualità di padrona di casa, dichiarando che sarebbe il coronamento perfetto per la sua lunga carriera televisiva. In una delle sue dichiarazioni più appassionate, aveva confessato di avere la sensazione che quel giorno sarebbe arrivato e che non avrebbe mai smesso di lavorare fino a quel momento. Parlando del festival condotto da Fabio Fazio, aveva aggiunto che, pur riconoscendo la differenza di approccio, sarebbe pronta a guidare l'evento con uno stile capace di conquistare la pancia del pubblico. Ora che l'ipotesi sembra riemergere con rinnovato vigore, molti si chiedono se la D'Urso riuscirà finalmente a trasformare questo sogno in realtà. Sarà davvero il Festival di Sanremo 2025 la sua prossima tappa? Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe vedere Barbara D'Urso a Sanremo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!